in Eurolega in caso di sconfitti. Invece la squadra di Banchi saluterà il torneo in campo Cremona, allenata da Demis Gavena. Di Nigri, penetrazione sotto per Golden, pasticcio un po' vicino alla terza palla persa Cremona, poi assist Golden sotto, gran palla per l'inchiodata Cordinier con 12 secondi, taglio Golden, poi di nuovo Davis, palleggia Golden, spalla canestro contro Dunston, lo attacca, prova a prendersi il cuore dell'area, lo fa molto bene, segna il quarto punto per Cremona. Della Vanoli, già tre falli per la Virtus, uno per Cremona in questi primi neanche 4 minuti di partita. Mani da pianista De Negri, Golden, Davis palleggia e poi consegna per McCulloch, prende, spara la tripla, frontale, ancora Cremona. Mette palla per terra, attacca al fondo, finisce giù, Dunston, tocca Davis, assist, Perebois, pronto a decollare! Paul Lebois, time out per coach Luca Banchi. Contro Lundberg, con Zanotti che prova a liberarsi da Hackett, Lacy con la tripla, presa e segnata anche da Trevor Lacy. Vorrebbe dargli una mano, lo allontana a parole Lacy, che poi torna fuori da Lebois, comoda la tripla, Paul Lebois torna a scaldarsi, Cremona con il rimbalzo di Lebois, Lacy, serpentina e poi bomba, con Zizic un po' in ritardo, Hackett con rimbalzo, recupero Pecchia e poi Lebois, un'altra inchiodata a due mani. Di secondo quarto avete visto anche il massimo vantaggio di Cremona, arrivato fino a più 9 in questa partita. Golden contro Polonara e Dunston, ma per lui attaccato alle spalle, fuori per Davis, lontano da canestro, l'aiuto di Golden, battuto Lundberg, si stacca Davis in tempo con la conclusione. Virtus più 6, pardon, e poi Paiola con recupero immediato un'altra volta, Dunston, Polonara sotto le gambe di Davis che poi resiste, doppia virata, scappa via Cremona, Davis, Zanotti in corsa, stoppato, ha sentito forse la parola MVP e vuole chiaramente partecipare anche lui alla corsa. Lacy palleggia, resta e tiro, risponde subito, fuori, lontano dal canestro, Davis fino in fondo, evita la stoppata di Dunston che poi cade a terra e qua segna con il contatto di Polonara. Nell'altra metà campo, ultimi 3 minuti e 5 secondi, blocco di Lebois, Berinelli, sbanda, Lacy, poi Berinelli tocca, Piccoli con recupero, Lebois la tiene lì, poi Davis sotto, triangolo chiuso, Pecchia con il fallo, segna Cremona, e lo prova a fermare senza però riuscirci, e Pecchia va su convinto e con coraggio.